Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove sono indecente, grazie a lei e grazie a lei. Comunque, nonostante tutto, ho deciso di vloggare anche perché sono stata male e quindi non ho vloggato per 2 giorni e quindi mi sembrava anche un poco brutto non vloggare oggi. E mi farò perdonare perché lo voglio super fare e andatemi a seguire su Instagram che vi tengo aggiornati su tutto. E comunque, cioè adesso voglio andare a farvi vedere una cosa prima di iniziare questo vlog che ho comprato, ho desiderato, l'ho trovata e è la fine del mondo per me. Da Brava Potere Hard ho comprato Tun 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 tun. Sera, ho comprato questa cosa. Molti di voi mi state chiedendo che cos'è. Intanto vi faccio vedere da fuori com'è fatta così. Questo dettaglio così. Poi i tre Grifondoro più famosi, che sono Harry il più famoso. Poi penso Hermione ed Ron. E poi sotto Harry Potter scritto in oro con questo ricamo ai fianchi. E dietro sempre tutto ricamato, cioè con questo ricamo, con questo dettaglio, sempre con lo stesso dettaglio dietro con la scritta e diciamo il codice. Allora, mi state chiedendo che cos'è? Allora, intanto è così. Allora, questa cosa è una cosa molto molto bella, che se è pensata alla pietra filosofale, cioè all'inizio di Harry Potter, viene subito in mente. Come è entrato Harry Potter ad Hogwarts, alla scuola di Hogwarts? È entrato grazie a una lettera. Noi di lettere adesso ce le faremo da sole e ci crederemo maghi di Hogwarts. Come? Ha ricevuto questo, quindi praticamente me l'ha dato un negozio che c'è qui, che c'è nel mio paese, e praticamente siccome io sempre compro là, allora non so, mi hanno fatto un regalo, queste cose così. E cos'è questo? Spero si veda bene tutto, diciamo. Intanto levo la fascettina che c'era già, appunto con lo stesso dettaglio che c'è sulla scatola. La scatola dentro è praticamente così, lo spazio ce l'ha per mettere. Adesso vedere intanto la busta, che non si vede tantissimo bene, però c'è, se un po' così vede, sembra tipo, non lo so, un stile antico, perché diciamo che è fatto di... L'avete presente? Il diario della BU 2019 di Harry Potter è praticamente la stessa cosa, cioè stessa sfumatura, cioè sembra tipo qualcosa di antico. Dentro invece è bianco naturale, come potete vedere, c'è un po' di differenza tra il fuori e il dentro. E invece le lettere sono più sempliciotte, diciamo. Allora, perché le lettere sono solo contornate da questa cosa qui? Bianche in mezzo e io lo adoro, cioè li adoro, ancora non le ho usate, però le userò, vi farò vedere in un altro video perché mi sa che userò per il back to school, perché io lo voglio portare troppo a scuola, magari per prendere appunti o per magari non so di segreti, non lo so, magari quando sei ai primi tempi di scuola, cioè tu cerchi subito di magari unirti a quelli che non conosci. E quindi magari, non so, può essere che... Comunque, diciamo, neanche... Diciamo che comunque ti vuoi unire a quelli magari che non conosci e quindi, non so, subito li aiuti nelle verifiche, queste cose qua. Comunque in questo video cioè voglio, non so che fare perché alla fine un vlog non sa niente di quello che farei nei vlog, però vi voglio parlare. Io il 15 parto e vi voglio portare con me. Allora, io già vi dico che per me è possibile,
Però non sempre, perché io avrò la bici, quindi sarò sempre con la bici, non la lascerò neanche un secondo, magari solo per dormire, ovviamente. E quindi non so se riuscirò a registrare. Cioè, io spero di riuscirci perché alla fine voglio farlo, vi voglio portare con me in tutte le mie vacanze. Però, cioè, sarà una grande, grande tragedia. Però ci voglio riuscire. Intanto voglio dire che tra lunedì e in questa settimana, quindi entro domenica prossima, uscirà il Back to School perché sì, sto andando a riuscire a fare tutto, magari comunque già uscito il primo episodio del Back to School, mi sa, o no, non me lo ricordo, boh, non lo so. Comunque, cioè, io voglio troppo farvi vedere tutte cose complete, quindi ci sto lavorando, sto raccogliendo tutte cose, ce la posso fare. Poi, che vi devo dire? Sto un po' dando tutte delle notizie. Ho deciso di fare un My Follower Control My Life, che uscirà possibilmente venerdì, e spero vi piaccia anche quello. Venerdì ce ne abbiamo, allora, oggi ce ne abbiamo 5, 6 domani, 7, 8, 9, 10 ce ne abbiamo venerdì. Giusto, dovrebbe essere così. Sì, è così, così, così. E 10, quindi il 10 uscirà appunto questo video, che però non farò i sondaggi, ma farò semplici domande, non lo so. Magari non c'è, cioè, non so, delle foto. Oppure pubblicherò una foto dove mi dovete fare cioè delle cose che devo fare, tipo, non lo so, assolutamente. Raga! Non lo so, o faccio le mai, cioè forse faccio le mai perché non so, mi va di fare qualcosa comunque. E niente, questa era un'altra notizia. Poi devo uscire il mio home tour che voglio fare domani, cioè voglio pubblicare domani, quindi cerco di registrarlo oggi per pubblicarlo domani, anche perché poi domani magari sono stanca perché, cioè, domani devo uscire e quindi non riesco a pubblicare tanto, quindi magari lo faccio oggi e domani mattina pubblico. E quindi domani salterà il vlog, mi sa, perché facendo il video poi devo uscire e non riesco a fare il vlog perché sarò con i miei amici e un po' mi verrò ogni vlog, cioè girare con loro. Allora, comunque questa era un'altra notizia, quindi ho detto questo qui. Poi un altro video che voglio assolutamente fare e voglio spiegarvi un po' di me perché mi sta molto a cuore questa cosa, perché da brava YouTuber devo iniziare a farmi conoscere più attentamente e niente. Poi non so, un'altra notizia che vi do. Allora, io sto raccogliendo tutte le informazioni perché devo per forza riuscire a diciamo ah, comunque, guardo quella che mi guarda dal balcone, però vabbè. Ah, comunque, cioè, dire a fare qualcosa, quindi, cioè, ad essere più attiva. Quindi ho deciso magari di fare una cosa a tema Harry Potter. Quella mi guarda dal balcone, giusto. A fare una cosa a tema Harry Potter, quindi vabbè. Poi, se non lo so, raga, io voglio fare qualcosa però per essere sempre più attiva. Quindi una cosa che possa piacere a tutti, Harry Potter.
Spero vi piaccia, spero vi va. Perché a me va tanto di farla e spero anche voi. O quella si è buttata dal balcone o se n'è entrata. Mi sa che se n'è entrata, non si butterà mai dal balcone. Comunque c'è un sogno. Sono molto depressa. Poi voglio appunto fare una cosetta di Harry Potter. Voglio trascorrere una giornata con voi. Non voglio tralasciare niente di quello che faccio. E se lo faccio, ovviamente. Niente, penso che questo era tutto, perché c'è mi va, quindi penso che era tutto. Spero che era tutto, perché non mi vorrei dimenticare nulla, nulla. Quindi ci ripenso, ci rifletto e vedo se ho detto tutto, però penso di sì. Ah, ecco. Di pomeriggio, quindi registrerò nuovamente un video, quindi farà praticamente 2 orette, il tempo che questo si carica e poi faccio l'altro, dove farò dei test di Harry Potter, perché, cioè, viva la vita, io sono Serpeverde, e però vabbè, allora, poi devo pubblicare un video sul Back to School, perché ho rimodellato tutti i portacolori che vi ho fatto vedere nello scorso video. Li ho fatti a tema di una cosa che adoriamo tutti, di una cosa molto molto bella. Cioè, adesso vi farò tre opzioni e voi scegliete, cioè indovinerete, cercherete di indovinare. Allora, la prima opzione è Tumblr, seconda British e terza Harry Potter. Quindi votate, votate, votate tra Harry Potter o Tumblr o British Beach. Va bene, votate. Dai, ragazze, non so, mi va di farvi votare. Comunque, questo era il video, spero vi sia piaciuto. Un bacione. Al prossimo video. Ciao!